È morta domenica scorsa all'ospedale San Luca di Lucca, 6 giorni dopo l'intervento durante il quale i medici gli avevano applicato un catetere venoso per scongiurare alcuni problemi cardiaci sorti durante la dialisi. Vittima di quello che potrebbe essere l'ennesimo caso di mala sanità, una donna di 79 anni. Una morte sulla quale i familiari ora vogliono vederci chiaro. Per questo pochi giorni fa hanno presentato un esposto in procura. Il motivo è verificare se esistano responsabilità mediche e se per la donna sia stato fatto tutto il possibile. La 79enne da tempo soffriva di un mieloma, una forma maligna di tumore che colpisce le cellule del sangue. La patologia aveva causato come effetto collaterale una forte insufficienza renale, tanto da costringerla a sottoporsi quasi tutti i giorni alla dialisi, un trattamento effettuato grazie a un catetere femorale. Poi la situazione è peggiorata. Nella donna sono insorti anche problemi cardiaci per risolvere i quali il personale medico aveva deciso di operarla sottoponendola a un cateterismo venoso. Dopo 6 giorni dall'intervento la donna è morta. Nella cartella clinica della donna sarebbero state registrate lesioni all'atrio destro del cuore, cioè una delle due cavità superiori che si trovano al di sopra dei ventricoli, un dettaglio sul quale si è concentrata l'attenzione dei familiari che adesso si chiedono se quelle lesioni avrebbero potuto essere evitate e se effettivamente siano state fatali. Domande alle quali nei prossimi giorni darà risposta l'autopsia. Nel frattempo è partito un avviso di garanzia a carico del medico chirurgo che ha effettuato l'ultimo intervento sulla 79enne, un atto dovuto a tutela di chi ha avuto un ruolo nella vicenda, visto che al momento non sarebbero emersi profili di negligenza tali da configurare ipotesi di reato.